Top 5 personaggi Bonelli? Tosta per me, molto tosta. Eh sì, perché io mi rendo conto che leggendo e leggendo tanti fumetti della Bonelli, quello che più mi piacciono sono le storie, sono gli autori, non solo i disegnatori, ma soprattutto gli autori. Sono al primo posto. Al primo posto anche a discapito degli stessi personaggi. Almeno questo è il mio caso. Perché per scegliere dei personaggi devo scegliere personaggi che mi piacciono per davvero e invece mettere i personaggi mettendoli così a casaccio senza una vera e propria affezione a quel personaggio. Se penso alla classifica dei miei personaggi preferiti del cinema, allora scelgo personaggi uno più magnifico dell'altro, uno più folle dell'altro, no? Che vanno a far parte della mia psiche contorta. Allora non so. L'Ash Williams di Bruce Campbell, l'Ace Ventura di Jim Carrey, il Beetlejuice di Michael Keaton, il Ron Burgundy di Will Ferrell. Ah, questi sono più folle e magnifico dell'altro. Ma per quanto riguarda i personaggi Bonelli, dispiace, al primo posto per me ci sono gli autori, maestri come Chiaverotti, Ambrosini, Castelli, questi. Quindi, dovendo scegliere i personaggi Bonelli, non posso che scegliere al primo posto, da solo, l'unico e inimitabile Groucho, il partner da più di 35 anni di Dylan Dog, che sappiamo essere ispirato ovviamente alla mitica maschera comica che fu di Henry Julius Marx tanti e tanti decenni fa e che continua a vivere sulle pagine a fumetti di Dylan Dog. Eh sì! Perché Groucho è il personaggio che meglio mi rappresenta la Bonelli, no? Con la sua follia, col suo divertimento, col suo essere nonsense, fuori dalla trama, fuori dal contesto, fuori dagli schemi. Perfetto. Il buon vecchio Groucho, posso dire. Ci avrei voluto aggiungere anche l'omino bufo di Alfredo Castelli, ma non è un personaggio bonelliano, non appartiene alla galleria bonelliana e quindi. Diciamo, non vale, non vale. Vabbè. C'è sempre Groucho a soddisfare la mia insanità mentale. Ok, a posto. Sotto a chi tocca, eh? Io ho fatto il mio.